Le notizie del TG Ora, bambini non imputabili per confezionare dosi di cocaina o consegnarle agli acquirenti, altri minori coinvolti nello spaccio insieme a numerose donne, estorsione a un ristoratore costretto dai capi clan a regalie, il pizzo è imposto anche ai gestori delle piazze di spaccio. E questo lo spaccato di una indagine dei carabinieri della compagnia di Napoli Centro, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che questa mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 45 persone ritenute a vario titolo responsabili di associazioni di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio di droga, estorsioni e detenzione e porto illegale di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. Ricostruito anche l'organigramma del clan camorristico degli Elia, che controlla gli affari illeciti nel centro di Napoli, dalla zona del Palonetto a Santa Lucia, tra Piazza del Plebiscito e Via Santa Lucia, a ridosso del lungomare, del bellissimo Borgo Marinari e di Via Partenope. E sempre la Polizia di Napoli ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone, alle quali sono contestati a vario titolo reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di quantitativi di sostanze stupefacenti. Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo di beni di ingente valore. L'operazione, coordinata dalla DDA, è diretta contro il clan camorristico Amato Pagano. Arresti anche in Spagna. Le indagini della squadra mobile, che si avvalsa del supporto del servizio centrale operativo della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e dell'Interpol, hanno riguardato due distinte organizzazioni criminali che si sono spartite la gestione del mercato all'ingrosso della cocaina e l'hashish nell'area a nord di Napoli. È stato accertato come nel clan camorristico Amato Pagano, Rosaria Pagano, destinataria del provvedimento restrittivo, sorella di Cesare Pagano e moglie di Pietro Amato, fratello defunto del boss Raffaele Amato, avesse assunto un ruolo di vertice e gestito direttamente gli affari illeciti del clan. Nel corso dell'operazione sono stati eseguiti arresti anche in Spagna e sequestrati beni di ingente valore, tra cui società ed attività commerciali a Napoli, Roma e Caserta. Sequestrate anche unità immobiliari, beni mobili e conti correnti. Le immagini dell'operazione sono visibili sul nostro sito www.telecapinews.it. Una vasta operazione antidroga ancora, quindi azione antidroga da parte delle forze dell'ordine, si è svolta alle prime ore di stamane in provincia di Avellino. Impegnati 100 carabinieri del comando provinciale, che hanno eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare firmate dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura. Nell'operazione, che si è svolta nei comuni di Avellino, Solofra, Serino, Aiello del Sabato, Montoro e a Torre Annunziata in provincia di Napoli, sono state impegnate anche unità cinofile del nucleo carabinieri di Sarno e un elicottero del nucleo di Ponte Cagnano. I destinatari dei provvedimenti dovranno rispondere di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. E arresti domiciliari nei confronti di 9 persone e numerose perquisizioni. E il bilancio di un'operazione che la Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla locale direzione distrettuale antimafia, ha messo a segno contro il contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Un caso sospetto di meningite a Caserta. Il sindaco Carlo Marino ha preso dall'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e dall'ospedale Cotugno di Napoli del sospetto caso di meningite, con un'ordinanza firmata ieri, ha disposto per oggi la chiusura in via precauzionale della scuola dell'infanzia di via Benevento, della scuola elementare di via Montale, dell'istituto comprensivo Ruggiero. Il provvedimento è stato deciso al fine di evitare qualsiasi rischio per la salute pubblica connesso al sospetto caso di meningite in corso di accertamento. Mi sento come a casa, come sempre mi sono sempre sentito. Io non tradisco, a Napoli sono stato felicissimo. Così ha esordito Diego Armando Maradona ieri sera, quando in completo nero è apparso sul palco del Teatro San Carlo di Napoli, palleggiando in uno spettacolo scritto da Alessandro Siani e a lui dedicato. Poi si è commosso pensando ai genitori. Vorrei che mia madre mi vedesse ora. E poi dico ai ragazzi: non prendete la droga, non sparate, vincete come ho vinto io. So che Napoli ce la farà. Il San Carlo era gremito con la presenza di 1300 persone paganti. E arriva una buona notizia per i tifosi del Napoli: il dietro fronte dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive dà il via alla riapertura del settore ospiti per la gara del prossimo sabato contro il Milan. I sostenitori azzurri quindi potranno regolarmente essere al San Siro nel weekend, come confermato dal membro dell'osservatorio Carlo Longhi. La situazione è stata sbloccata, ha detto. La decisione è stata presa con anticipo perché la partita si gioca sabato. Invitiamo i sostenitori azzurri ad un comportamento esemplare. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo TG1.